Le fiabe italiane. Le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino. L'arte di Franceschiello. Fiaba abruzzese. Una mamma aveva un figlio solo, Franceschiello, e voleva che imparasse qualche arte. E il figlio rispondeva: voi trovatemi il maestro e io imparerò l'arte. La mamma per maestro gli trovò un fabbro ferraio. Franceschiello andò a lavorare dal fabbro ferraio e gli successe di darsi una martellata su una mano. Tornò dalla mamma: mamma, trovatemi un altro maestro che quest'arte non fa per me. La mamma gli cercò un altro maestro e trovò un ciabattino. Franceschiello lavorò dal ciabattino e gli successe che si diede la lesina in una mano. Tornò dalla madre: mamma, trovatemi un altro maestro che neanche quest'arte fa per me. Gli rispose la madre: figlio mio, mi restano solo 10 ducati. Se tu impari l'arte, va bene, se no non so più che farti. Se è così, mamma, disse Franceschiello, è meglio che tu mi dia questi 10 ducati e io me ne vada per il mondo a vedere se imparo un'arte per conto mio. La madre gli diede i 10 ducati e Franceschiello si mise in cammino. Strada facendo, in mezzo a un bosco, sbucano fuori 4 armati e gridano: faccia a terra. E Franceschiello: faccia a terra come? E quelli: faccia a terra. E Franceschiello: fatemi vedere voi come mi devo mettere. Il capo dei briganti pensò: questo è uno più duro di noi. Se lo pigliassimo nella nostra compagnia? E gli chiese: giovanotto, ci verresti insieme a noi? Che arte mi insegnate? Disse Franceschiello. La nostra arte, disse il capo brigante. E l'arte onorata. Andiamo incontro alla gente e se non ci vogliono dare i quattrini li stendiamo morti. Poi mangiamo, beviamo e andiamo a spasso. E Franceschiello si mise a battere le strade con la compagnia. Dopo un anno il capo morì e fu fatto capo Franceschiello. Un giorno comandò a tutta la compagnia di andare in giro e restò solo a guardia del bottino. E gli venne un'idea. Con tutti i quattrini che c'è qui potrei caricarmi un mulo, andarmene e non farmi più vedere. E così fece. Arrivò a casa di sua madre e bussò: mamma, apritemi. La madre aprì e si trovò davanti il figlio che teneva un mulo per la cavezza e subito si mise a scaricare sacchi di quattrini. Ma che arte hai imparato? Gli chiese subito la madre. L'arte onorata, mamma, un'arte buona, si mangia, si beve, si va a spasso. La madre, che non se ne intendeva, credette che fosse un'arte buona e non gli domandò più niente. Bisogna sapere che essa aveva per compare l'arciprete. L'indomani andò a trovare quest'arciprete e gli disse: compare, sai, è tornato il comparuccio tuo. E allora, disse il compare, l'ha imparata un'arte? Sì, fece la madre, ha imparato l'arte onorata. Si mangia, si beve e si va a spasso e ha guadagnato un mulo di quattrini. Ah sì, fece l'arciprete, che la sapeva lunga. Beh, fammelo rivedere che gli voglio un po' parlare. Franceschiello andò a trovarlo. Allora, comparuccio, è vero che hai imparato una buona arte? Signor sì. Beh, se è vero che l'hai imparata buona, dobbiamo fare una scommessa. E che scommessa? Io ho 12 pastori e 20 cani. Se tu riesci a portarmi via un castrato dalla mandria, ti do 100 ducati. E Franceschiello: compare, se hai 12 pastori e i cani, come vuoi che faccia? Ma che volete che vi dica? Proviamo. Si vestì da monaco e andò dai pastori. Ve, pastori, tenete i cani, sono un povero sacerdote. I pastori legarono i cani. Vieni, vieni, zi monaco, vienti a scaldare con noi altri. Franceschiello si sedette accanto al fuoco coi pastori, trasse di tasca un pezzo di pane e si mise a mangiare. Poi si sfilò da tracolla una fiaschetta e fece finta di bere. Fece solo finta perché era vino con l'oppio. Disse un pastore: alla buon'ora, zi monaco, mangi e bevi e non inviti nessuno. Padrone, disse Franceschiello, a me basta un sorso. E gli porse la fiaschetta. Bevve il pastore, bevvero pure gli altri, e
quando ebbero bevuto cominciò a prenderli il sonno. Proprio ora che volevamo discorrere un po' con lo zii monaco, a voi altri vi piglia sonno», disse l'unico che era rimasto sveglio. Non aveva ancora finito di dirlo, che prese sonno anche a lui e s'abbatté a dormire. Quando Franceschello vide che dormivano della grossa tutti e 12, gli spogliò uno per uno e li rivestì tutti da monaci. Prese il castrato più grosso e andò via. A casa uccise il castrato e lo fece arrosto, e una coscia la mandò all'arciprete. Quando i pastori si svegliarono e si videro vestiti da monaci, capirono subito d'essere stati derubati. «E ora?» dissero. «Come andremo a dirlo al padrone?» «Vacci tu!» disse uno. «Vacci tu!» disse l'altro, ma nessuno ci voleva andare. Allora decisero d'andarci tutti e 12 insieme. Bussarono. Si affacciò la serva e disse: «Sor padrone, c'è pieno di monaci che vogliono entrare». E l'arciprete: «Stamattina ho l'uffizio, digli che se ne vadano». «Aprite, aprite!» gridarono i pastori, e finalmente entrarono tutti quanti. Quando l'arciprete vide i suoi pastori vestiti da monaci, capì che doveva essere un tiro di Franceschiello e disse fra sé: «Allora è vero che ha imparato l'arte». Lo mandò a chiamare e gli diede 100 ducati. «Ora però, compare», gli disse, «datemi la rinuncia. Scommettiamo 200 ducati. C'è una chiesa in campagna della nostra parrocchia. Se riesci a prendere una qualsiasi cosa da quella chiesa, vinci. Ti do 8 giorni di tempo». «Va bene», disse Franceschiello. L'arciprete mandò a chiamare il romito che stava a quella chiesa e gli disse: «Ve, sta attento, verrà uno a portar via qualcosa in chiesa. Fa la guardia di giorno e di notte». Il romito rispose: «Non dubitare, sor padrone, armami bene e ci penso io». Franceschiello lasciò passare 7 giorni e 7 notti. All'ultima sera cominciò ad avvicinarsi alla chiesa e si nascose dietro un angolo. Il romito, che poveretto erano 7 giorni e 7 notti che non dormiva, si affacciò alla porta e si mise a dire: «Per 7 notti non è venuto. Stanotte è l'ultima. Sono suonate 6 e non si è visto. Segno che non si fida di venire. Ma andrò a fare i miei bisogni e poi me ne andrò a dormire». Uscì per fare i suoi bisogni e Franceschiello, che aveva sentito tutto, svelto come un gatto, si cacciò dentro la chiesa. Rientrò il romito, sbarrò le porte, poi, morto di sonno com'era, si buttò giù in mezzo alla chiesa e s'addormentò. Franceschiello allora prese tutte le statue della chiesa e gliele mise intorno. Vicino ai piedi gli mise un sacco. Poi si vestì da prete, salì sull'altare e cominciò a predicare. «Romito che stai in questa chiesa, è tempo che tu sia salvato». Il romito non si svegliava. «Romito che stai in questa chiesa, ora è tempo che tu sia salvato». Il romito si svegliò e si vide intorno tutti quei santi. «Santità!» disse. «Santità! Lasciate che vi preghi, cosa devo fare?» E Franceschiello: «Entra nel sacco, che ora è tempo che tu sia salvato». Il povero romito si cacciò nel sacco. Franceschiello scese dall'altare, si mise il sacco in spalla e via. Andò a casa dell'arciprete e gli buttò il sacco in mezzo alla stanza. Il romito da dentro fece: «Compare, ecco, guarda cosa ho portato via dalla chiesa». L'arciprete aperse il sacco e si trovò faccia a faccia col romito. «Compare Franceschiello», disse l'arciprete, «eccoti 200 ducati. Vedo che l'arte l'ha imparata bene. È meglio che siamo amici, se non metterai nel sacco pure me». Le fiabe italiane.